La meta dell'essere. Attraverso Pietro Ubaldi, 1886-1972. E ad Alfa, questa suprema realtà dello spirito che io voglio condurvi non più per le vie della fede, ma per le vie della scienza. Dio inteso come spirito, Alfa, è il punto di partenza e di arrivo del trasformismo fenomenico, è la meta dell'essere. Dopo le scoperte di disintegrazione dell'atomo, inesauribile sorgente di energia, e di trasmutazione dell'individualità chimica per esplosione atomica, quella della realtà dello spirito è la più grande scoperta scientifica che vi attende, quella che rivoluzionerà il mondo iniziando un'era nuova. Voi giungerete, vi ho detto, a produrre energia per disintegrazione atomica, a trasformare cioè la materia in energia. Voi riuscirete a penetrare con la vostra volontà l'individualità atomica, portando alterazioni nel suo sistema. Ma ricordate, il trionfo non sarà quello di un metodo induttivo e sperimentale, né avrà solo ripercussioni di ordine materiale, né significherà solo vantaggio immediato e pratico, ma esso sarà un grande problema filosofico che voi risolverete e che orienterà in modo del tutto nuovo il vostro spirito scientifico. L'umanità ha vissuto sinora in un mondo di materia. Voi avevate i vostri punti fissi dell'immobilità. Terra autem in eternum stabit, quia terra autem in eternum stat. La verità doveva essere un assoluto. L'umanità con la nuova civiltà mondiale che sta per sorgere esisterà ora in un mondo dinamico. La vostra nuova materia, il punto solido dove baserete le vostre costruzioni materiali e concettuali, sarà l'energia. Il vostro elemento sarà il movimento e voi vi saprete trovare lo stesso equilibrio stabile che finora non sapevate trovare che nella forma meno evoluta, che è la materia. E nel campo del pensiero, la verità sarà pure un movimento, un relativo che evolve, una verità progressiva, non il punto fisso e inerte dell'assoluto, ma la traiettoria del punto che avanza. Un concetto molto più vasto e proporzionato al nuovo grado di progresso che il vostro pensiero raggiungerà.